9.30, idealmente andiamo a Bari, dove sabato si terrà il convegno nazionale sul tema le azioni della delle fondazioni antiusura per promuovere la dignità umana in questo tempo di crisi, ruolo dei media tra informazione e formazione. Ne parliamo, collegato con noi, il presidente della Consulta Nazionale Antiusura San Giovanni Paolo II, Luciano Gualzetti. Buongiorno Presidente, benvenuto. Buongiorno a voi ascoltatori. Allora, partirei subito da chiederle come nasce l'esigenza di un convegno delle fondazioni antiusura su questo tema. Ma noi ogni anno facciamo un'assemblea nazionale che raduna tutte le 34 fondazioni che operano in tutto il territorio e che cercano di stare vicino alle persone che sono vittime di usura o rischiano di cadere nell'usura, con un'attività di ascolto, di accompagnamento e di intervento concreto per aiutare le persone a uscire da questo rischio. Cioè sono persone che si indebitano non più e non solo per spese voluttuarie, ma anche per situazioni di reale difficoltà, insomma, pagamento delle bollette e altre situazioni che la crisi a seguito della pandemia e anche in questa situazione di economia di guerra, diciamo così, che ha visto un aumento dell'inflazione, un aumento delle bollette, quindi un sbilanciamento del bilancio familiare, mette a rischio veramente tante persone. Le 34 fondazioni operano in tutte le regioni d'Italia. E periodicamente appunto ci troviamo in assemblea, ci ascoltiamo, cerchiamo di capire la consulta che cosa deve garantire perché l'operatività nei territori sia reale. È un'attività, come dicevamo, appunto di ascolto, di intervento anche economico, ma soprattutto di sensibilizzazione, di educazione all'uso responsabile del denaro. Per esempio, si fa una grande opera di contrasto al gioco d'azzardo, che è una delle cause principali dell'indebitamento delle persone che sono in bilico e che sono povere. E poi ci sono tante altre attività. Il convegno, quindi l'assemblea, si svolgerà il 3 marzo pomeriggio ed è interno, mentre appunto poi vogliamo sempre dire una voce pubblica, una voce che cerca di essere da pungolo nei confronti delle istituzioni, nei confronti delle banche, nei confronti anche della stessa Chiesa che ha un ruolo importante in questo compito educativo, in questo compito che cerca di mettere al primo posto non il consumo ossessivo, l'individualismo, ma appunto una responsabilità nei confronti degli altri e una responsabilità a non lasciare sole queste persone. Quindi il sabato 4 marzo ci sarà appunto un convegno nel quale affronteremo un po' come presenteremo le attività che le fondazioni aderenti alla consulta svolgono e soprattutto cercheremo di mettere a fuoco due dei temi che ci sembrano particolarmente delicati nell'attività delle fondazioni, che sono l'accessibilità al credito, tutte le difficoltà anche soprattutto per le persone che sono entrate in una situazione di sofferenza bancaria, non possono più rientrare, sono praticamente impedite da tutta una serie di regole. Vorremmo capire appunto come aiutare queste persone a rientrare nel sistema bancario e poi un approfondimento appunto sull'azzardopatia, che provoca le condizioni per un forte indebitamento e quindi è fortemente legata al tema dell'usura. L'usura è un male sommerso, è diffusa in tutta Italia, anche se il fenomeno risulta più marcato nelle regioni meridionali, proprio come indica il numero di denunce presentate all'autorità giudiziaria. L'usura generalmente non uccide, ma condanna a lunghe agonie. Mi viene in mente una domanda, Presidente. Che ruolo giocano i familiari della persona, come dire, coinvolta, appunto, nella persona che si è affidata a un usuraio per cercare in qualche modo di fronteggiare i suoi debiti? Oppure o questo o con il gioco d'azzardo? Beh, il tema della famiglia è un tema fondamentale perché noi vediamo dal punto di vista dell'uscita
da situazioni ormai compromesse, se non si riesce a coinvolgere la famiglia è molto difficile. Una delle caratteristiche sia delle vittime di usura, ma anche di chi si indebita oppure si affida appunto a soluzioni illusorie come l'azzardo, è quello dell'isolamento, della solitudine. Sono tutte operazioni che vengono fatte sapendo che si entra in situazioni discutibili, diciamo così, o addirittura rischiose, come nel caso di usura. Ma la sensazione e la persona si sente sicura di poter gestire questa situazione e di poterne uscire quando vuole. Certo. E quindi non lo confida neanche ai familiari, anzi lo nasconde perché c'è una sorta di vergogna o comunque c'è una sorta di pudore nel dirlo, perché comunque si sa che si sta facendo qualcosa che non è proprio così giusta o comunque opportuna. Noi incontriamo queste persone che a volte appunto fanno fatica a dirlo noi, quello che hanno fatto, e ci accorgiamo che i familiari sono completamente all'oscuro. Quindi una delle prime mosse che facciamo è quello di chiedere un colloquio della coppia insieme alla moglie, di informare i figli, di capire se appunto tutto questo è una situazione nota alla famiglia, perché senza appunto una uscita da questa solitudine, senza un coinvolgimento dei familiari, difficilmente poi la persona si sblocca e in qualche modo riconosce di avere un problema. E noi sappiamo che se una persona non riconosce di avere un problema, difficilmente ci lavora sopra, difficilmente scatta quella molla che va verso una soluzione. E la soluzione non è mai data sulla singola persona, ma la soluzione deve essere creata in un percorso che coinvolge quella rete, che può supportare, che può anche aiutare, perché poi noi possiamo anche intervenire dando delle soluzioni, dando dei contributi economici, ma se non scatta appunto quella molla dove appunto uno si prende in mano, si riprende in mano e riprende in mano anche le sue responsabilità verso la famiglia, verso la comunità che in qualche modo ha tradito, difficilmente questa soluzione poi ha possibilità di arrivare a buon fine e di essere realizzata fino in fondo e in modo duraturo, perché uno dei problemi, noi magari interveniamo, però poi se non si rimuovono le cause appunto di questa solitudine, di questo riempire il vuoto con il consumo, con l'illusione del gioco, è il rischio che poi queste situazioni ritornino e la persona rischi di ricadere in un vortice Certo. che lo risucchia e poi appunto si abbandona e rischia appunto di toccare dei fondi che abbiamo visto sono veramente profondi, insomma. Profondi. Io approfitto anche per ricordare una figura importante e ho letto sul programma che il convegno inizierà con una celebrazione eucaristica in memoria di Monsignor Alberto D'Urso, prete, sacerdote, mite e tenace, che è stato un pioniere, ecco, nella lotta contro l'usura, davvero un punto di riferimento per tante famiglie e piccoli imprenditori che sono stati salvati. Ed è stato anche un pungolo instancabile per le istituzioni. E ricordo anche che Monsignor Alberto D'Urso è stato presidente della Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari e in passato aveva anche guidato la Consulta Nazionale Antiusura. Ecco, stiamo vedendo anche il manifesto, la locandina del convegno che ricordo si terrà sabato 4 marzo a partire dalle 9:30 il convegno, ma sarà preceduto dalla Santa Messa alle 8:30 e l'azione delle fondazioni Antiusura per promuovere la dignità umana in questo tempo di crisi. Ruolo dei media tra informazione e formazione. Ringrazio di cuore il presidente della Consulta Nazionale Antiusura San Giovanni Paolo II, Luciano Gualzetti, per essere stato con noi. Grazie, rimaniamo a disposizione anche per aprire, ecco, settimanalmente o mensilmente dei focus, delle finestre su questo importante tema, perché anche noi come mezzi di comunicazione abbiamo un ruolo importante di grande responsabilità. È così?
Assolutamente, bisogna organizzarsi. Monsignor D'Urso diceva sempre questa frase: così come si organizza il male, la criminalità organizzata, appunto, è organizzata per raggiungere i suoi scopi, così il bene si deve organizzare e il bene va raccontato per non lasciare sole le persone, perché tutte le persone che incontriamo ci dicono: noi non sapevamo, potevamo rivolgerci a voi subito e quindi avremmo evitato molti disastri. Grazie, grazie Presidente, grazie per quello che fate e a presto. Quindi, come dire, teniamoci in contatto, teniamo questo filo diretto. Grazie, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie anche a voi.